Siamo alla finale per i 65 kg, dove abbiamo un sardo, il sassarese dell'Atlon Sassari, Andrea Pazzona, e il toscano di Pisa, della Vigile del Fuoco Billy Pisa, Francesco Gattini. Ecco che è cominciato l'incontro e subito, con velocità felina, Gattini passa dietro ad Andrea Pazzone, fratello nei 70 kg, ha fatto quinto posto nella sua categoria. E qui c'è stato un colpo favoloso da parte di Pazzona. Che è riuscito a chiudere quasi schiena Gattini. Gattini si è salvato grazie a un colpo di reni spaventoso. Due pari, vantaggio di Pazzona. Stava veramente per finire male per Gattini. Si è riuscito a salvare, colpo di reni. Veramente incredibile quello che stava succedendo. Un attacco di Gattini. È stato questo rinterzo da parte di Pazzona, che è veramente in grande spolvero, è riuscito ad arrivare fino in finale buttando fuori avversari più accreditati di lui, e qui ecco però Gattini ancora fulmineo, passa dietro l'avversario. ...52 secondi alla fine del primo tempo regolamentare... ...4-2 per Pazzone, per Gattini. Ancora all'attacco, e qui c'è un errore da parte di Pazzona. 6-2, altro passaggio dietro di Gattini, che non ha fatto granché, ma ha approfittato degli errori di Pazzona, il quale Pazzona stesso non è riuscito ad approfittare dell'occasione d'oro che gli si è presentata di poter schienare l'avversario. Altro punto per Gattini, 8-2, sta prendendo il largo.
si va a riposo con il vantaggio di 8-2 di Francesco Gaddini su Andrea Pazzona. Altro punto per Gaddini, 10-2. E come detto, Pazzona si è fatto sfuggire quella possibilità di vincersi questo titolo d'Italia in assoluto con quella quasi schiena su Gaddini, e oramai la speranza è sempre più flebile. Però non è ancora finita. 10-2 per Gaddini. E qui c'è il punto della vittoria. Gaddini è campione d'Italia.